Eccoci qua, benvenuti. Chi è il criminalista? Di che cosa si occupa questa figura alquanto misteriosa e affascinante? Direi che è molto importante fare un po' di chiarezza, soprattutto considerando lo scenario odierno, e mi riferisco ovviamente al panorama italiano, in cui c'è sicuramente un gran caos nel panorama criminologico e investigativo. Sembra di fatto che tutti possano fare tutto, ma così non è. Mi riferisco anche e soprattutto alla confusione tra criminologo, criminalista, investigatore, criminologo investigativo e chi più ne ha, più ne metta. Allora, innanzitutto per diventare criminalista, occorre fare un percorso di formazione specialistico che deve avere almeno la durata biennale o comunque annuale in termini abbastanza generici, perché poi esistono diversi settori di specializzazione. Ora, voi vi potrete chiedere, vabbè, stai parlando tu, ma chi sei tu? Bene, diamo un po' di notizie su di me. Sono Mirko Turco, sono uno psicologo, sono criminologo specializzato in ipnosi e sono il direttore scientifico del Forensics Group, oltre ad essere consulente e formatore per altri enti e istituti a livello nazionale e internazionale. Attraverso la mia associazione, il Forensics Group, organizziamo periodicamente dei seminari e una vera e propria formazione specialistica nel settore della criminologia dell'investigazione e della sicurezza. Quest'anno abbiamo lanciato il primo corso di criminalista certificato e riconosciuto. La criminalistica, quindi, è un insieme di tecniche e di tecnologie utilizzate nell'ambito dell'investigazione criminale e quindi l'insieme di metodologie di polizia scientifica. Inoltre si riferisce agli strumenti e alle procedure per la qualificazione del reato, la caratterizzazione delle circostanze e l'identificazione del reo e o della vittima. Le origini sono molto antiche, tant'è vero che si fanno risalire al XII-XIII secolo, sebbene bisogna aspettare più in là negli anni le prime pubblicazioni specialistiche, che erano soprattutto di taglio pratico, destinate ad avvocati, magistrati e consulenti. Dobbiamo aspettare il XIX secolo per vedere la criminalistica come scienza di individuazione delle tracce. Un nome famoso in termini di definizione di criminalistica è Hans Gross, che poi nel 1922 fondò il primo istituto di criminalistica. Altri nomi risonanti sono Bertillon. A differenza della criminologia, quindi la criminalistica non è rappresentata da un'unica disciplina, ma è un insieme di tecniche investigative. Vedete qui un elenco non esaustivo, ma vi rendete ben conto di quanto poi sia complesso e articolato il settore della criminalistica: balistica, antropometria, dattiloscopia, genetica, fino all'entomologia forense, alla grafologia, alla geologia, all'esplosivistica e così via. La criminalistica di fatto è una scienza delle tracce. Qui vedete un ulteriore elenco, magari un po' più esaustivo, in cui dall'analisi forense delle immagini e ai video si passa addirittura alla subacquea forense, alla linguistica forense, alla fotografia forense, all'archeologia forense e tutte ad altre discipline molto molto particolari. Chi è il criminalista, quindi? È un esperto tecnico dell'investigazione criminale che utilizza il sapere e le metodologie che afferiscono alle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, nonché alla tecnologia. Ora, la domanda cosa volete diventare da grandi o chi volete essere, non ve la faccio perché sono per natura, diciamo così, uno psicologo, ma perché per fare il criminalista ritengo che dobbiate anche studiare il comportamento umano. Non è un caso che qualcuno diceva che lo studio del crimine parte proprio dalla conoscenza di se stessi e attività particolari o
per così dire, moderne sono anche quelle che legano la criminalistica, ad esempio, al profiling. Esistono esempi storici di criminal profiling o esempi moderni, ma questo ve lo dico perché il criminalista non dovrebbe solo dedicarsi alle tracce, ma dovrebbe capirne anche un po' in termini di comportamento umano e di comportamento criminale. L'arma del delitto, infatti, non è mai una pistola, un coltello, una corda, diceva John Douglas, ma l'intelletto. Quindi il criminalista deve anche entrare in quella che è la logica del comportamento criminale, fino ad arrivare a quella che può essere considerata la psicologia dell'azione criminale, a partire appunto dalla raccolta e dall'analisi delle tracce. Ma di questo magari avremo modo di parlarne successivamente o più in là. Se avete quindi deciso di intraprendere questa strada per diventare criminalisti, dovete comprendere che è una strada abbastanza articolata e occorre molto studio, ma oltre all'intelletto, come ci suggerisce la metafora del si apre la scatola, occorre dedicarsi anche con molta passione a questa scienza, a questa disciplina. Vi suggerisco infine alcuni libri specialistici, Panorama Criminologico Investigativo, Crime Analyst, Aspetti Psicocriminologici Investigativi, edito da Primicieri Editore, Mente Criminale in realtà è un libro che circola in Romania presso l'Università di Bucarest. A brevissimo uscirà un mio manuale, un bel mattone come lo definisco, di criminologia e criminalistica che si chiamerà Criminal, sempre edito da Primicieri Editore. Intanto potete anche scaricare tramite Amazon tutta una serie di ebook gratis per gli abbonati che vanno dall'analisi della scena del crimine fino alla BPA, alle tecniche di interrogatorio e al sistema fax, a elementi di psicologia criminale fino all'antropologia criminale, appunto al criminal profiling, il sex crime, la psicologia della sicurezza. Per ogni altro dubbio o chiarimento, vi sottolineo il mio sito www.mircoturco.it o il sito del gruppo associativo che è www.forensicsgroup.it. Un saluto e a presto.